Ecco Salve a tutti e benvenuti nella mia cucina. In questo video prepareremo i bignè craquelin. La pasta craquelin ehm, è una pasta che assomiglia, diciamo, a una pasta frolla. Eh, è una pasta che viene preparata in maniera anticipata rispetto ai bignè perché poi viene congelata e eh, coppata Mm, questi dischi verranno poi messi sopra al, al bignè prima della cottura. Eh, una volta in cottura questo disco si adagerà sulla pasta bignè, la pasta bignè in questo modo avrà uno sviluppo maggiore e una volta terminata la cottura vedremo ehm, una superficie molto più crepata, molto ehm, più croccante rispetto al bignè normale. Questa pasta può essere anche colorata, quindi potremmo aggiungere, volendo, anche del cacao in polvere o del colorante alimentare. Quindi potremmo dargli un colore rosso, un colore verde, quello che più ci piace, a seconda di cosa dobbiamo fare. Vi presento gli ingredienti per fare la pasta cracklan: farina 00, farina debole, zucchero semolato e burro tagliato a cubetti. Allora iniziamo appunto a preparare la pasta craquelin È molto facile e anche molto veloce. In planetaria o volendo anche a mano non è, non è obbligatorio avere la, la planetaria. Andiamo ad aggiungere tutti insieme gli ingredienti, quindi burro, zucchero e farina. Lavoriamo per qualche minuto, giusto il tempo che eh, il nostro composto si compatti, poi torniamo sul piano da lavoro e stendiamo il composto all'interno di due fogli di carta forno utilizzando se possibile un mattarello con, il, con la misura eh, 3 mm perché questo tipo di pasta deve essere molto sottile, più sottile possibile, per cui 3-4 mm va bene una volta che l'avremo stesa Andrà in congelatore, la riprenderemo poi più tardi dopo aver fatto i nostri bignetti. Ecco, questo è il risultato della pasta una volta che è, è pronta, che ha, fatto, che ha impastato. Per cui si mette sul piano da lavoro, sul primo foglio di carta forno, si lavora un po' con le mani, si compatta. Poi prendiamo il secondo foglio di carta forno e piano piano lo stendiamo col nostro mattarello. Quindi utilizziamo il nostro mattarello con le altezze se possibile, se no cerchiamo di stare il più sottile possibile. Una volta che abbiamo raggiunto la nostra eh, altezza, l'altezza desiderata, poniamo la nostra pasta in congelatore perché al momento che noi la andiamo a utilizzare deve essere proprio congelata. Ecco qua, questa è l'altezza che dobbiamo raggiungere per la nostra pasta. Adesso va in congelatore. Adesso eh, prepariamo la pasta bignè. Vi presento gli ingredienti. Acqua, burro che andremo a tagliare a cubetti, zucchero e sale. Farina che setacceremo, uova. Per la preparazione del bignè iniziamo in questo modo. Il bignè ha eh, due cotture: la prima è sul fuoco, ora vi farò vedere in cosa consiste, la seconda poi sarà in forno. Quindi iniziamo eh, mettendo in un pentolino l'acqua, mescolando l'acqua, il burro. lo zucchero e il sale. Una volta che andiamo sul fuoco, io devo far eh, bollire, quindi sciogliere il burro nell'acqua insieme allo zucchero e il sale. Una volta poi che eh, è sciolto il burro, eh, aggiungerò la farina già setacciata tutta in una volta. Eh, Mm, si dovrà formare una specie di polenta viene, viene chiamata. Si dovrà staccare completamente dalle pareti e formare una sottilissima crosticina sul fondo. A quel punto sapremo che è pronto l'impasto del bignè la prima parte che poi andremo a mettere in planetaria e a quel punto aggiungeremo le uova. Comunque sia, adesso vi farò vedere i passaggi. Ecco qua. Allora, ora abbiamo eh, portato il, i nostri ingredienti sul fuoco a fiamma non troppo alta. Facciamo sciogliere il burro con eh, il burro nell'acqua con lo zucchero e il sale. Una volta che si è sciolto, eh, andremo ad aggiungere la farina tutta in una volta, mescolando eh, si creerà appunto questa specie di polenta che dovrà piano piano staccarsi dalle pareti della, del nostro pentolino e formare una piccola crosticina sul, sul fondo. A quel punto sapremo che il nostro composto è pronto per essere portato appunto in planetaria. Continuare così la lavorazione. ecco qua mescoliamo è preferibile utilizzare un mestolo di legno passaggio comunque è molto è molto veloce. Ora non appena sarà pronto vi faccio vedere come risulterà il composto una volta che è pronto. Ecco qua, il nostro composto deve avere questa consistenza appunto come vi dicevo un po' come fosse una polentina. Adesso andiamo in planetaria, facciamo girare con questa, facciamo girare un pochino in modo che si raffreddi un attimo e aggiungiamo una alla volta le uova. Eh, una non deve vedere l'altra, significa che aggiungiamo la seco il secondo uovo quando il primo è già stato incorporato. Ora il nostro composto sta eh, diciamo raffreddandosi un pochino eh, tra poco inizieremo ad aggiungere le uova eh, una alla volta una non deve vedere l'altra per cui significa che quando aggiungiamo il primo uovo deve averlo completamente assorbito prima di aggiungere il secondo e così via fino alla fine delle nostre uova. Aggiungiamo il primo uovo. Una volta che abbiamo terminato di aggiungere le nostre uova controlleremo la consistenza, vi farò vedere come deve essere, poi il nostro impasto sarà versato nel sac à poche che eh, ci permetterà di dressare i, ehm, i bignè sulla nostra teglia da forno per poi essere infornati non prima però di aver aggiunto la nostra pasta craquelin che è ancora in congelatore. Se vediamo che eh, un po' di composto rimane attaccato internamente alla nostra vasca e però la, ehm, il gancio non riesce a prenderlo, la stoppiamo, abbassiamo e cerchiamo con una marisa di eh, riunificare tutto il nostro composto in modo che avremo, possiamo continuare la lavorazione in modo omogeneo. Ecco qua, allora eh, la nostra pasta beignet è pronta. Quando vediamo che ha questa consistenza, che forma, vedete, un triangolo, possiamo dire che la pasta è pronta adesso. Con l'aiuto di una Marisa, la mettiamo nel nostro sac-à-poche una bocchetta ora io l'ho già posizionata per aiutarmi nell'inserimento della pasta però la bocchetta è preferibile che sia liscia eh, io ho utilizzato una bocchetta liscia diametro 14 quindi eh, mettiamo la nostra pasta nel sac à poche e dressiamo i beignets in maniera abbastanza distanziata poiché una volta che andranno in cottura con il disco di Craquelin sopra avranno un maggiore sviluppo. Di conseguenza gli occorre una debita a distanza. Comunque adesso lo vediamo. Intanto inseriamo la pasta nel sac à poche. ecco qua qui adesso potete vedere meglio la bocchetta liscia. Quando andate a mettere la pasta nel sac a poche, qualsiasi tipo di cosa state facendo, eh, mi raccomando di non riempirla completamente perché altrimenti eh, non lavorate bene con il, eh, con il sacchetto, o sac à poche come preferite. Quindi adesso andiamo a formare i nostri pignè. Allora, adesso sto ehm, terminando di dressare i nostri bignè. Controllerò eh, prima di andare in cottura la pasta cracklan se è congelata abbastanza con un coppa pasta adatto alla forma che eh, avremo dei nostri bignè. Andrò a coppare la pasta cracklan e tutti i dischetti verranno posizionati sopra ad ogni bignè. Come vedete eh, non ho molta manualità di mestichezza con la pasta beignet perché non la faccio spesso ma ehm, sono comunque cose che facciamo in casa per cui non c'è l'obbligo della perfezione che però possiamo comunque ottenere eh, nel tempo allenandoci spesso nel fare eh, nell'utilizzo del sacchetto e di conseguenza Appunto, man mano che facciamo questo, questo tipo di preparazione, vedrete che nel tempo eh, perfezionerete sia l'utilizzo del sacchetto, sia la forma del bignè stesso. Quindi l'importante è non demordere e non arrendersi al primo, al primo tentativo. Ecco qua, la nostra pasta craquelin è stata posizionata sopra i nostri bignè. Abbiamo acceso il forno a 180 ⁇ gradi per i primi forno statico 180 gradi per i primi 10 minuti. Dopo eh, continuiamo la cottura a 170 gradi per altri 25 minuti. Poi come dico sempre io vediamo un attimo perché cambia molto da forno a forno. Quindi un'occhiata ogni tanto così controllate per bene la cottura dei vostri beignets. Adesso andiamo in cottura e ci ritroviamo a beignets sfornati. Ecco qua i nostri bignè cracklan appena sfornati. Come vedete, i bignè hanno questa particolarità che gli viene eh, data appunto dalla pasta cracklan che viene posta sopra, come avete visto prima. Eh, ci sono queste mh, crepettine, chiamiamole così, molto omogenee. L'interno eh, vi ho tagliato eh, un, un bignè per farvi vedere l'interno, viene molto aperto eh, perché, appunto, come vi dicevo, ha uno sviluppo molto eh, maggiore rispetto al bignè normale. Questa pasta qui, come vedete, in questo caso ha un colore molto neutro. Se volete, Potete aggiungere del cacao amaro per farla marrone al cacao oppure della polvere di pistacchio o comunque sia eh, tutti i coloranti che preferite alimentari che eh, ci sono in commercio per colorare sia la pasta craquelin che volendo anche l'impasto del, del bignè stesso potete eh, riempirli con qualsiasi crema voi vogliate panna o crema pasticcera, crema chantilly a vostro, a vostro gusto spero che questo video vi sia piaciuto se così pollice su mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sui nuovi video che farò Potete seguirmi anche sui miei canali Facebook e Instagram alla pagina Dolce Emozioni35. Per adesso vi ringrazio e vi saluto. Ciao alla prossima! 错过。